ufficialmente saranno investiti dei nostri colori e ci rappresenteranno il Gran Priore Alessandro Mengoni! Capitano Paolo Cristiani! Lei era più giovane, la nostra donna di contrada, la ragazza che ci rappresenta i raggi del sole, la nostra castellana Silvia Piccelli! Dicono che sotto la barba si nasconda un dolce ragazzo, ma per noi è un uomo! Ci fa brillare ma anche che ci mette in riga la nostra grandama Clara Casacchi. Sostengono e ci rappresentano il nostro vice Gran Priore Pise! Lui porta il nostro vessillo, i nostri colori e il nostro simbolo, il confermiere Stefano! Ebbene, è arrivato con lui che sicuramente ha fatto vedere di che pasta è fatto, ci ha fatto vedere che cuore ha per l'Agnarello e lui lo difenderà ancora, il nostro Fantino Giovanni Azzoli! Mi permetto, giustamente, anche perché è un ospite ed è un ritorno gradito, perché con noi stasera c'è anche Walter Puscedu! Non lo riconoscete perché ha tagliato i capelli, però è lui, eh? Ci siamo? Allora stasera, prima di iniziare la cena, non facciamo parlare la nostra reggenza, ma vorremmo fare un simbolo, vorremmo...
vorremmo fare e mettere in pratica quello che nel 2015 abbiamo chiesto, abbiamo detto che volevamo, e qualcuno sudando, mettendoci il cuore, l'anima, ma soprattutto la forza e il lavoro, ovviamente con tutto questo ce l'ha portata. Io vi chiedo un attimo perché abbiamo un problema tecnico, quindi dovrei raccontarvi, andare a parlare, avanti a parlare. Luca, ci siamo? Quasi un secondo. Gran Priore, mi dia qualcosa. Ho chiesto Gran Priore che sono chi era il capitano, finiamo domani. Intanto colgo l'occasione per ricordarvi che c'è la lotteria stasera, quindi i biglietti li avete acquistati all'ingresso, ma ci sono ancora. Chi non li ha acquistati può acquistarli e poi più tardi vi esporremo i premi. Ci siamo, Luca? La tecnologia è bella, ma è dura, eh? Eccoci. Allora, il momento è arrivato. Io vi chiedo veramente col cuore un applauso, perché in quell'anno l'abbiamo sognata e ce l'hanno portata, ce la siamo presa. Signori e signori, stasera finalmente aggiungiamo il tassello che manca là in fondo, su quel muro. Noi stasera la appendiamo come segno di buon auspicio, come voglia, perché quest'anno ne vogliamo aggiungere un'altra, ve lo dico io. Stasera si appende la decima vittoria! Ovviamente il compito spetta al nostro capitano, al nostro fattino. Siamo l'unica compagna di Milano per farla, siamo i migliori, dando tutto perché... Allora... Sono riusciti dal primo momento a entrare nel cuore di tutti noi.
sono riusciti a regalarci delle grandi emozioni, emozioni che poi sono quello che fanno parte di questo mondo, sono le emozioni che tutti voi ci sapete regalare ogni volta che c'è una manifestazione, ogni volta che la contrada chiede ai suoi contramigliori di essere presenti. Sono delle emozioni che ci danno la possibilità a noi di poter vivere ricoprendo questi ruoli. E quindi quello che io vorrei fare è ringraziare comunque tutti loro, tutta la nostra reggenza, perché in questo mese hanno cercato di coinvolgere tutti i contrarioli, perché domani non è la festa mia, non è la festa di Paolo, di Silvia, di Luca, ma è la festa di tutti voi ed è la festa di tutta la contrada. E quindi è giusto che sia un grande giorno di festa per tutti. Paolo, 8 anni fa, quando è iniziato, ha inaugurato la cena della Candelora infrangendo una cosa che non era mai successa, un numero di persone mai raggiunte, e il suo desiderio stasera era battere un record, e ce l'ha fatta, perché questa sera non siamo mai stati così tanti, siamo veramente veramente tanti. Nello suo spirito, quello di creare una contrada aperta, non abbiamo detto di no a nessuno, abbiamo detto di sì a tutti, sapendo che comunque qualche difficoltà nel gestire la sera oggi ci potrà essere. I ragazzi però sanno che è una serata di festa per tutti, vi chiedono solo un po' di pazienza e tutto andrà per il meglio. Quindi buona serata e buona Candelora a tutti. Va bene, io lascerei le parole della reggenza. Ovviamente il campione l'abbiamo segnato, basta, a più tardi. Adesso augurerei a tutti buona serata e buon appetito!